Ciao raga, buonasera, buonasera, buonasera. Questa sera troveremo risposte a molte domande che ci stanno ronzando nella mente, perché ognuno di noi si domanda: ma perché proprio a noi? Perché proprio a me? Perché proprio in questo periodo particolare? Perché, perché, perché? E il professor Valentino Bellucci, che è stato già ospite nei nostri canali già qualche mese fa, ci darà una panoramica, ci illustrerà quello che sta accadendo in questo periodo particolare, così da sollevare il nostro umore, ma anche di darci modo di poter capire come collocarsi in quest'epoca particolare. Allora, intanto, in attesa che si connettano le persone, vi ricordo delle cose molto importanti. Per esempio, il laboratorio di Transurfing a Bologna il 23 maggio, ci sono ancora dei posti disponibili, mi raccomando. 29 e 30 maggio, ancora laboratorio di Transurfing alla libreria esoterica, dove io credo siano esauriti i posti, però siccome le sta gestendo la libreria esoterica, dovreste sentire la libreria, appunto, no? Di Milano. 6 giugno, laboratorio di Transurfing all'Albenga, 13 giugno, laboratorio di campane tibetane a Bologna. 27 giugno, signore e signori, così colgo l'occasione anche di salutare via via delle persone che sono veramente rimaste nel cuore. 27 giugno, laboratorio di Transurfing a Colle Salvetti, che è stato il precedente lo scorso, l'abbiamo fatto domenica scorsa, veramente una gran figata. C'era tantissima gente, tutte libere, persone vivaci, avevano voglia di stare insieme. Ho salutato così un po' in forma mercuriale alcuni partecipanti, però adesso dedico un grandissimo saluto. Dedico un grandissimo saluto a Rudy, grande Rudy. Rudy è il suo camper, grande Rudy, me l'ha ricordato Lorenzo, dice: vale, lui ci tiene, salutalo Rudy. Quindi un bacio immenso a Rudy. Allora, intanto, per favore, il banner per le persone che si sono interessate ai nostri laboratori, cosa che vi consiglio, perché comunque parleremo di gestione della realtà, vi prego di mandare una mail a luca.nale.info@gmail.com, mandate nome, cognome, numero di cellulare, così Vera vi contatta e di conseguenza vi dà tutte le indicazioni del caso. Allora, intanto, salutiamo questa sera i nostri angeli custodi, Lorenzo e Sonia. Buonasera, Lorenzo, buonasera, Buonasera. Sonia. Mi metto in buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, forma smagliante? Splendente. Perfetta. Aspetta, benissimo. Allora, stasera c'è un cielo molto particolare. Ho fatto delle foto, ve l'ho fatto vedere, cioè veramente meraviglioso. L'ho messo una anche su Facebook, è veramente qualcosa di straordinario. Grandi eventi si staranno presentando sul nostro scenario. Vediamo cosa succede. Allora, ragazzi, buon divertimento. Ci vediamo dopo per i saluti. A dopo. Grazie, a più tardi. Grazie, a dopo. Ciao. Allora, signore e signori, è arrivato il momento di presentare il nostro ospite, signore e signori, non senza emozione, il professor Valentino Bellucci. Buonasera, Valentino. Buonasera, ciao Luca, buonasera a tutti quelli che ci seguono e un grazie di cuore, veramente. Valentino, in briefing ci siamo chiamati, ci siamo dati del tu, no? Senza problemi. Io come ti chiamo? Professore Valentino? Valentino, Professore professore. Valentino? È un'etichetta, il professore è il lavoro che faccio ormai da 20 anni a scuola, però è solo Ottimo, un marchio, marchio di ottimo, va fabbrica. bene. Ok, Valentino, allora Valentino, benvenuto, benvenuto nei nostri canali, veramente con grande piacere. E il tuo ruolo questa sera è veramente molto importante perché ci dovresti spiegare un pochino cosa sta succedendo in questo momento, però prima vorrei, se sei d'accordo, che tu presentassi te stesso, cioè nel senso che tu dicessi di che cosa ti occupi, perché lo fai, come lo fai, quali sono le tue attitudini e passioni. Grazie mille. Allora, ma in modo sintetico, intanto veramente ti ringrazio e massima stima per quello che fai, perché siccome il periodo è molto oscuro, questo lo sappiamo tutti e sono anni in realtà che c'è questa oscurità, diciamo che adesso è diventata più densa. E ci vogliono persone che danno positività, ma non positività superficiale, vera, reale. Io insegno anche storia, oltre che filosofia, e ricordo sempre, ragazzi, quando i nazisti bombardavano Londra, c'era Churchill che tirava su i londinesi, ogni sera lui parlava alla radio. E tanto le bombe cadevano lo stesso, però intanto sentire quella voce, le persone amavano molto Churchill, dava loro coraggio e quelli facevano i parti, anche se c'erano le bombe, loro facevano comunque, continuavano la loro vita e cadevano le bombe dei nazisti sulla città. Quindi noi oggi abbiamo bisogno di molti Churchill e ti ringrazio di essere una persona che fa questo. Io spero di darti una mano, sono qui stasera per dare una mano. E cerco di farlo con i Grazie. libri.
No, no, è quello che sento, veramente. E io cosa faccio? Ormai da un po' di anni, ormai ho pubblicato quasi 30 libri. Perché tanti libri? Perché qualcuno mi dice, ma fanne magari meno, ci metti tutto lì. È solo che dopo verrebbero dei volumi giganteschi. Invece preferisco farne tanti, ma piccoli, che sono fruibili. Perché se tu fai un mattone, ci metto tutta la conoscenza medica in 300 pagine, non è comodo per le persone. Mentre invece ho fatto un libricino dove parlo dell'Ayurveda, se uno vuole sapere della medicina indiana, un libricino dell'architettura Vastu, per sapere come fare bene l'energia nella propria casa, un libricino sullo yoga come psicologia, e quindi tu sai che a forza di fare, siccome la conoscenza antica delle civiltà antiche, vedi che è smisurata, ne dovrò fare parecchi altri, infatti presto ne usciranno almeno altri due o tre. L'ultimo che ho fatto, come ti dicevo, è questo, Mito e Logos, poi magari ne parleremo, vediamo se si vede la copertina, Mito e Logos, eccolo qui, Si vede Mito male, sai, ti e metto in prima, aspetta, ripresento la valentina. Logos. Aspetta, vediamo un po', forse, ecco, forse un po' da lontano. Mito e Logos, perché c'è molta luce, forse troppa luce. Ecco qui, così un po' meglio. Vediamo. Ecco, Mito e Logos. E che la copertina è molto chiara. Comunque, il titolo è questo. È appena uscito, e anche qui è una raccolta di studi, di articoli che ho fatto nel corso degli anni, dove parlo di mitologia e di come il mito in realtà ci dica verità molto più profonde della logica, della scienza, del ragionamento. E noi oggi non ne usciamo da questa situazione solo con il ragionamento, dobbiamo rifarci a qualcosa di più profondo, di qualcosa che va più in profondità. E quindi quello che faccio da anni è questo, cercare di trasmettere, di divulgare non una conoscenza mia, io cerco di applicarla nella mia vita e ti assicuro quando ci riesco, anche l'1% di questa conoscenza ti dà una forza incredibile. Ti dà la forza veramente di non crollare, di fare in modo che ogni giorno della tua vita sia qualcosa di straordinario, o quantomeno di alzarsi la mattina con quel proposito, perché c'è gente che si alza la mattina, soprattutto con quello che oggi vede nel mondo, e dice: io non vorrei restare a letto, invece io mi alzo e mi dico: no, oggi può essere straordinario. E questo non è grazie a me, grazie alla conoscenza che ho accumulato, grazie anche a delle persone che mi hanno aiutato. Ecco, questo è quello Allora, che faccio. Valentino, riusciamo a vederlo? Questa è la copertina del libro. Esatto. Pubblicato da Fontana, che ringrazio, che è uno degli editori con cui collaboro, Rocco Fontana, persona straordinaria che crede in una conoscenza diversa. Crede in una conoscenza diversa e c'è bisogno di una conoscenza molto, molto diversa. E magari ne parleremo questa sera. Perché il problema, sai qual è? Io lavorando nella scuola, a parte la scuola adesso sta diventando veramente qualcosa di molto pesante per i ragazzi, no? Gli ultimi fatti, la città di Fano, poi fra l'altro ci ho anche lavorato a Fano, perché comunque io vivo in Sicilia, ma insomma Fano è a pochi chilometri, insomma mi rattrista molto vedere quello che sta succedendo, però nello stesso tempo io non mi lascio abbattere e dico alle persone: non lasciatevi abbattere, perché alla fine, e questo vale per qualsiasi epoca buia, alla fine, e questa fine non è lontana, l'oscurità non ha alcun potere reale. Tu guarda una stanza buia, perché il buio esiste? Solo perché non c'è la luce. Ma noi stiamo portando luce, quello che stiamo facendo noi è luce, innanzitutto nelle nostre vite, ma poi se lo facciamo in tanti, la luce diventa grande. Se tu accendi anche una candela, l'oscurità già è sconfitta in una stanza. Basta, Yogananda Certo. diceva: una piccola candela distrugge l'oscurità in una stanza molto grande. E io penso che loro lo sanno, e loro, insomma, sai a chi mi riferisco, non c'è bisogno di fare i nomi perché ormai sappiamo bene chi sono e chi c'è dietro a tutto. Ci sono autori che hanno fatto libri su libri, ma io li chiamo l'oscurità, e l'oscurità alla fine sa di perdere. E secondo me hanno proprio paura di questo, perché sanno che l'oscurità con la luce non può mai vincere. Il problema qual è? Che le persone, anch'io ho vissuto questo, a un certo punto non credono più nella luce. Dicono: no, esiste solo l'oscurità, ma non è così, non è così per niente. Quindi questo è un po' il punto fondamentale su cui riflettere. Grazie Valentino di questo splendido spunto. Grazie a te. E non lo so, se vuoi parlo un po' del libro e così ci inseriamo anche sull'attualità, sull'epoca in cui viviamo, perché ha a che fare col libro. Io posso dire questo, che adesso c'era un vecchio detto, no? Un gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, no? E anche tu avevi fatto tempo fa, avevi detto bisogna tirare fuori superpoteri, no? Hai detto molto bene, in una tua, diciamo, prolusione, in un
tuo discorso, perché i superpoteri noi in realtà ce li abbiamo. E io direi i duri che iniziano a giocare sono i mistici. Cioè noi dobbiamo veramente tirare fuori chi siamo veramente. Il problema sai qual è? E io sono il primo, mi ci metto per primo. Cioè noi non sappiamo chi siamo. Cioè la maggior parte dell'umanità non sa chi è. Perché se noi sapessimo chi siamo, non esisterebbe nulla, nessuna paura, nessuna costrizione, nessuno che possa toccarci. Ma come faccio a dirlo? Perché io ho studiato, adesso appunto faccio questo anche nelle conferenze, parlo della vita dei mistici. Oh, quando tu dici mistico, c'è sempre quest'idea del mistico, che purtroppo è un retaggio della religione cristiana, perché uno lo associa al santino, sai, il santino, quello che sta lì buono, non rompe le scatole, sta lì nella sua cripta, e tu gli fai una preghierina e forse ti fa il miracolo. Questo è ovviamente quello che le religioni hanno voluto fare dei mistici. Perché l'hanno fatto? Perché hanno detto il mistico, lo mettiamo lì così non rompe le scatole. Ma è stato un modo per sbarazzarsene come figura, perché tu sai bene che ogni tradizione i suoi mistici li ha odiati. Nell'Islam i sufi sono stati praticamente decapitati, nel cristianesimo molti sono stati messi a rogo, anche nell'ebraismo la Kabbalah, la mistica ebraica non è molto gettonata. Questo perché toglie il potere alle istituzioni religiose. E allora io mi sono andato a vedere la vita di questi mistici e sono pazzeschi. Sono incredibili. Ne ho citato uno, ho dedicato un articolo proprio nel libro Mito e Logos, dedicato a un matematico. Questo io non lo conoscevo, l'ho scoperto qualche anno fa. E questo praticamente probabilmente è stato il più grande matematico olandese. Quindi non è che stiamo parlando di un imbecille, cioè il più grande matematico olandese del Novecento. E si chiamava Brouwer, Luitzen Brouwer. Adesso non so se la pronuncia olandese è questa, però comunque è scritto Brouwer con la W-R. E questo mistico, questo Luitzen, era un grande appassionato di mistica. Era uno che aveva capito che la matematica era solo un piccolo tassello. E se vuoi ti leggo una frase, perché lui ha scritto sulla mistica, leggo proprio una riga che ho citato nel saggio che dedico a questo Brouwer, e lui dice: il sé era stato abbandonato senza speranza, e il discorso non si ferma alla scienza, al servizio dell'industria, di nuovo il mezzo diventa un fine autonomo. Cosa sta dicendo questo matematico? Sta dicendo che tutti i problemi, diciamo, che noi stiamo vivendo a livello storico, sociale, culturale, è quello che dicevo prima, cioè che noi dimentichiamo il sé lui lo chiama. Poi ogni tradizione lo chiama l'anima, l'atman, l'essenza spirituale, il nome non importa, chiamiamola energia, ciò che non è questo corpo. Perché alla fine questo corpo è solo una macchina che noi adesso stiamo indossando. Poi, no, chissà, un po' di reincarnazione, anche di questo mi sono occupato, soprattutto degli studi scientifici sulla reincarnazione, ci sono tanti studi che avvalorano questo paradigma del fatto che noi siamo altro rispetto al corpo, ma in realtà basterebbe ragionarci un attimo per capire che io sono altro dagli atomi della materia, perché la materia, una volta che tu, no, vai via come coscienza, la materia, lo vedi una persona in coma, diventa un oggetto. Eppure gli atomi sono gli stessi, perché quella persona non si muove più, perché la coscienza è scollegata. E questo gli scienziati lo sanno. Penrose, il fisico che ha vinto il Nobel, mi pare l'ultimo Nobel, lui lo dice: la coscienza è un'altra cosa. Cioè, voglio dire, lo dicono pure certi scienziati, solo che Penrose può permettersi di dirlo. Ma se lo dico io, il mondo della scienza fa muro, e fa muro anche a lui, perché comunque di fatto, come diceva anche questo matematico olandese mistico, c'è una sorta di omertà, perché comunque c'è lo scientismo più che la scienza, e oggi lo vediamo nella medicina. Cioè c'è un dogma che si chiama materialismo, che elimina l'anima, che elimina la coscienza. Cioè tutto questo terrore che hanno messo su, questo teatrino del terrore, no, che va avanti da un anno e mezzo, ma in realtà è preparato da secoli con cosa? Col materialismo, perché sennò tu non puoi avere questo terrore. Se tu sai di essere altro dal corpo, non vivi nel terrore. Cioè, è chiaro, non è che me ne vado a Chernobyl a prendere le radiazioni, perché comunque il corpo mi serve per manifestare questa essenza, per fare esperienza nella materia, quindi lo tratto bene finché devo stare qui, e poi dopo si vedrà in altre dimensioni o in altre vite. Poi dopo magari ti dico qualche idea. Dimmi. Scusa Valentino, hai detto una cosa meravigliosa in pratica, no? Cioè questa considerazione, cioè che in realtà è, noi questa cosa la subiamo per effetto del materialismo, cioè c'è da pensare che in una condizione, non lo so io, tribale, per esempio, tutto questo sarebbe decisamente più ridimensionato.
Assolutamente, ma anche dagli aborigeni. Tu te lo immagini l'aborigeno australiano con la mascherina? Tu vai in Australia, cioè lo possono fare nella grande città dove c'è appunto il materialismo che va avanti da secoli, una certa cultura che è quella occidentalizzata. Ma se tu vai nelle tribù aborigene dell'Australia, tu vai dall'aborigeno e dici: ah, guarda, c'è un virus terribile, morirai. E l'aborigeno ti guarda e dice: vabbè, dopo prendo un altro corpo, qual è il problema? Quindi. Cioè, e ci sono gli studiosi che hanno visto che gli aborigeni comunicano telepaticamente, non hanno nemmeno bisogno dello smartphone. Cioè, quindi, vabbè, questo è un discorso ormai che andrebbe fatto nelle scuole e che non viene fatto, perché purtroppo c'è un'ideologia che viene trasferita anche ai ragazzi. Cioè, a me la cosa triste, io sono 20 anni che cerco di portare un discorso sull'incarnazione, sulla spiritualità che non è religione, perché cerco di dare ai ragazzi, a volte ci sono riuscito, a volte no. Ognuno fa quello che può, io ci provo, cioè dare gli strumenti ai ragazzi per essere liberi. Una società sarà libera solo in questo senso. Mi ricordo una frase che a me sempre veramente la farò scolpire, bisognerebbe scolpirla, metterla sui muri, di un grande scrittore francese che io ho amato molto, molti citano sempre Sartre, Camus, per carità, grandi scrittori, però per me ce n'è stato uno ancora più grande, che mi pare era della generazione precedente, che si chiamava André Malraux. Malraux, che era stato grande scrittore, mi pare anche politico francese, Malraux, sai cosa disse? Cioè lui poteva anche dire solo questa frase, non c'era bisogno nemmeno di scrivere tutte le cose straordinarie che ha scritto, romanzi, saggi. Comunque ha detto: il terzo millennio o sarà spirituale o non sarà. Questo è l'aforisma di André Malraux. Cioè il terzo millennio, che è da poco iniziato, o qui ci svegliamo e quindi cambiamo paradigma, ci rendiamo conto che il meccanismo è una cazzata, scusa il termine, oppure non ci sarà un terzo millennio. Non ci sarà, non ci sarà l'essere umano. Cioè, questo non succederà, questo lo posso dire, perché ripeto, ripeto, e loro lo sanno, che il terzo millennio ci sarà e quindi sarà spirituale, perché ci sono tante persone che stanno mettendo i semi per un nuovo rinascimento. È chiaro che sarà una dura battaglia, ma la battaglia è iniziata e non siamo solo io e te a combattere in questo esercito, diciamo, di luce, perché se no, perché siamo qui? Non penso che ci siamo scomodati a prendere un corpo in questi anni, così tanto per vederci un po' di teatro, un po' di musica, per carità, va benissimo. Però l'anima viene qui per un compito grande, che noi stessi ignoriamo. Cioè non è che io quando avevo 10 anni sapevo, no, di questa cosa, però anche con gli strumenti dell'astrologia vedica, cioè io ho visto un po' il percorso che ho fatto nelle vite passate e è quello che... È la mission in questa, che è proprio quello che stiamo cercando di fare. Cioè, tutta questa conoscenza, io sono venuto per farlo, non per girarmi i pollici. Questa conoscenza è per aiutare le persone a fare questo, vincere questa battaglia. Però la battaglia è innanzitutto dentro di noi, come tu hai detto, io ho apprezzato ogni volta che tu in una live l'hai detto, cioè che è una guerra psicologica. È tutta psicologica, perché l'anima in realtà è identificata con la mente. Prima che col corpo. E se questi manipolano la mente, tengono la coscienza, l'essenza spirituale intrappolata. Ed è quello è il loro piano. Ma non può riuscire, non può. Capisci? Lo Allora, sì, capisco, io sono imbarazzato, Valentino, perché da quello che dici capisco che mi sta seguendo, quindi questo in questo momento sono colto da ansia, da prestazione. No, vabbè, ma ti seguo perché ci aiutiamo a vicenda, capito? No, 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 grazie, sono onorato. Allora, senti, ti voglio fare una domanda. Scusami, per quando, allora, loro hanno una tendenza, hanno a buttarla molto sul green, no? Quindi chiudono, diminuiscono le strade nelle cose, nelle città, cercano di mettere su biciclette, togliere le auto, cercano di, vabbè, tagliano gli alberi, un altro discorso, di buttarla sul veganesimo. Come mai hanno questa linea, questa tendenza? Perché per loro è lo strumento perfetto e l'hanno sempre fatto, ma è la stessa cosa che faceva Hitler. Diceva: io sto lavorando per la pace, lavoro per voi. Cioè Hitler fino a un minuto prima di invadere la Polonia disse: io sono il più pacifista di tutti. E poi quando si voltava rideva. Perché poi ci credevano pure. Quando ci fu la conferenza a Monaco, cioè veramente i rappresentanti della Francia e dell'Inghilterra tornarono nel loro paese e dissero: abbiamo fatto un trattato di pace, Hitler non farà la guerra. Poi subito dopo l'ha fatta. Perché loro devono fare il male spacciandolo per bene. Gli È una azzurri devono... copertura.
Esatto, ed è una copertura fantastica, perché tutti dicono, eh sì, c'è il problema ecologico e quindi voi che vi opponete siete i cattivi. No, io non mi oppongo all'ecologico, io voglio qualcos'altro, io voglio la consapevolezza, non che tu mi obblighi con una dittatura a fare questo, perché se tu usi una dittatura, allora è un po' come quello che diceva Einstein, se io devo raggiungere una scoperta scientifica facendo violenza, vivisezione, un'anima, qualsiasi essere, se io lo faccio in modo non etico, quella scoperta scientifica non mi interessa. Quindi a me il green non mi interessa, se per questo devo far fuori milioni di persone con cose sperimentali, e se è così mi feriscono quello che sto facendo. Quindi questa è la risposta che mi viene da dare, ed è ispirata da grandi a cui mi ispiro, insomma, che seguo. E fra l'altro volevo leggere una cosa, una frasetta di un altro grande che studio da diverso tempo, che scrisse un libretto, un libricino pubblicato da Einaudi tanti anni fa, quando Einaudi ancora era una grande casa editrice. No, sono passate anche lì molte cose. E ci hanno lavorato, perché uno dice, ma com'è possibile che le persone siano così ottuse? Ma in realtà l'umanità è manipolata da millenni. Cioè, non è che io non mi sono stupito più di tanto, anzi, mi stupisco di quanti invece si stiano svegliando. Sono tanti, io mi aspettavo molti meno. Quindi in realtà io sono positivo per questo, perché dopo millenni, vabbè, gli ultimi 50 anni con la televisione sono stati proprio il capolavoro della manipolazione. Sai che è stato quello che, il primo che ha avuto l'idea della televisione da mettere in tutte le case per avere il pieno controllo della mente delle persone? Proprio l'idea proprio di fare la televisione e metterla in casa. Non sono stati gli americani e poi altri paesi. È stato Goebbels. Goebbels dice, noi adesso cinema, radio, ma adesso dobbiamo usare la televisione. Cioè lo disse proprio, con la televisione noi facciamo quello che vogliamo, gli rigiriamo il cervello come un calzino. E questa È idea poi è sicuro andata. che Robert è morto, siamo sicuri? bravo, perché poi in realtà, sai, molti dicono il processo di Norimberga, ma molti nazisti in realtà sono stati assorbiti sia dall'Unione Sovietica che dall'America. Gli Stati Uniti hanno preso scienziati, una parte li ha presi l'Unione Sovietica, poi hanno fatto fuori dei gerarchi, però quelli che avevano delle cose interessanti, quelli mica li hanno fatti fuori, quei nazisti. E quindi c'è tutta questa storia. Ci hanno fatto anche una serie TV con Al Pacino, molto bella, che mostra questi nazisti che sono entrati nell'entourage americano. Ed è questo il problema, perché le persone pensano, ah, la Seconda Guerra Mondiale, il male è stato sconfitto. No, no. Assolutamente, questa è proprio un'illusione. Questi hanno continuato e adesso stanno raggiungendo il culmine. Però ripeto, la storia è ciclica. È vero che siamo nel Kali Yuga, l'ho detto tante volte, lo dicono tutti, il Kali Yuga, l'epoca peggiore. Però se tu leggi Purana e c'è incontri a Vyasadeva, questo grande immenso saggio, lui dice alle persone che sono nel Kali Yuga: "Beati voi che siete nell'epoca buia, perché è lì che la luce è più potente." Ma io vi invidio voi che siete nel Kali Yuga, perché chi vuole fare il percorso spirituale, mistico, è più fortunato, perché in altre epoche tu ti dovevi fare un mazzo tanto per avere un po' di risveglio animico. Invece nel Kali Yuga, proprio perché è pesante, tu fai un piccolissimo sforzo, poi ne parleremo. Io parlo sempre anche dei mantra, ma non è l'unico metodo. Anche studiare i testi dei mistici, boom! Ti dà una scossa incredibile che in altre epoche non avevi. Cioè, qui tu fai uno e raggiungi 1 milione, mentre invece nelle altre epoche dovevi fare 1 milione per raggiungere uno come risveglio. Quindi noi siamo molto fortunati, paradossalmente, in questa epoca. E quindi, insomma, dobbiamo ricordarci questo per quando c'è uno scoraggiamento, nel senso che noi siamo, può sembrare paradossale, dici, ma come, siamo nell'epoca peggiore? Sì, materialmente, ma noi siamo esseri spirituali, quindi torniamo sempre lì, noi dobbiamo ricordarci chi siamo. Io mi ricordo quando ero ragazzino lessi alcuni testi del Vedanta, no? Testi più antichi dell'India, del sanscrito, c'è cioè il Vedanta Sutra, un testo pazzesco, ma anche Purana, e tutti i saggi dicono sempre, nessuno nasce, nessuno muore. Questa è una delle frasi che dicono questi maestri. E uno dice, mazza, come nessuno nasce, nessuno muore? Allora sta roba qui che è un film. Infatti è un film. Il problema è che noi siamo dentro il film. E quindi, sai, questa frase lì per lì, io ho detto, vabbè, ma nella vita quotidiana io ho i miei problemi. Non è che mi ripeto, nessuno nasce, nessuno muore, quindi mi illumino. Però ho capito una cosa, che questa frase tu la devi lasciare depositare dentro di te. Capisci? La devi lasciare agire. È un po' come le medicine omeopatiche, ci vuole più tempo delle altre che invece ti danno una bomba. L'antibiotico è una bomba, è chiaro che fa effetto subito. Invece, no, la cosa omeopatica c'è l'informazione, ci vuole più tempo, prova più in profondità. E anche una frase, certi aforismi, certi sutra di questi testi straordinari, nessuno nasce, nessuno muore, lì per lì, dopo anni, vedi l'effetto, inizia a
qualcosa dentro di te si muove, capito? È qualcosa che inizia a muoversi. E ripeto, questo qualcosa poi ovviamente va coltivato, però ci sono gli strumenti per farlo. Uno che io mi sento di suggerire è veramente andatevi a vedere le vite di questi mistici, che non è il filmetto su San Francesco patetico. Tu guarda certi film, c'è per esempio un film americano su Francesco d'Assisi che è di una noia mortale, cioè se uno guarda quello dice preferisco la vita di Al Capone se, piuttosto che vivere come lui, perché lì cioè, lo fanno apposta. Ma se tu guardi altri film, per esempio uno dei più belli che hanno fatto su un grande mistico nostrano, io non lo chiamo nemmeno San Francesco, per me è Francesco, Francesco, punto. E uno dei più belli che è stato fatto è quello con Mickey Rourke, non so se l'hai mai visto, di Liliana Cavani. Quello è quello che si avvicina forse di più a com'era questa persona, cioè una persona che veramente ti stravolgeva, cioè un'anima talmente vibrante che le persone che gli stavano vicino, anche se lui stava zitto, e questo vale per ogni mistico, quando tu incontri un'anima che è così boom, energetica, potente, anche se non ha bisogno di farti la lezioncina, tu stai con lui 5 minuti in una stanza, vi guardate negli occhi e la tua vita è cambiata per sempre. E questo succedeva quando tu incontravi persone così. Tu pensa alla scena quando lui, e quello si vede in quasi tutti i film, quando lui si spoglia, è presente, no? Che lui era nella famiglia più ricca di Assisi, il padre, no? Vendeva la seta, erano ricchissimi, no? A un certo punto il padre dice, ma anche quei vestiti che tu hai te li ho dati io, quella è roba mia. E Francesco dice, è vero, poi li ridò. Si spoglia tutto nudo, no? C'era tutto Assisi, e lui rimane completamente nudo. I vestiti che gli dà, io ho capito questi giorni, ci ho riflettuto, non è solo una rinuncia, non è quello che rinuncia alla ricchezza, no, non è molto più profondo quello che fa ogni mistico. Cioè lui in realtà quando ha dato quei vestiti ha detto io vi ridò tutta la roba che mi avete buttato sopra, tutti i condizionamenti, tutte le cazzate che mi avete detto che io dovevo essere, io vi ridò tutto quello che voi volete e avete proiettato su di me. Perché io ho capito. E anche questa cosa ormai ci sono arrivato dopo anni. Tutta sta storia delle reincarnazioni. Ho scritto libri sul karma, possiamo parlarne in modo accademico, ma è una noia mortale. Ma alla fine è molto semplice. Io sono arrivato a questo, non so se sei d'accordo, cioè perché migliaia di vite? Ma perché devo fare tutte queste vite? Cioè, basta, perché migliaia e migliaia di vite? Non bastano 5? Non bastano 10? In altri yuga c'erano anime talmente potenti che loro venivano qui una sola vita e poi tornavano in un'altra dimensione. Non è che ne facciano migliaia, come stiamo facendo noi, alcuni forse decine di migliaia, alcuni dicono 100.000 vite. Ma perché? Io ho riflettuto, sai perché? Perché noi continuiamo a prendere un corpo materiale finché noi non viviamo come siamo realmente. Cioè finché noi continuiamo a vivere la vita che ci ha imposto qualcun altro, noi non abbiamo vissuto quella vita. Cioè in realtà noi non abbiamo vissuto 10.000 vite. Cioè la reincarnazione in quel caso è una balla, perché tu in realtà ha vissuto qualcun altro al posto tuo. Chi? Il babbo che ti ha detto, per esempio, nel Medioevo, se tu eri figlio di nobili, eri primogenito, dovevi fare il cavaliere. Tu sei primogenito, fai il cavaliere. Ma io voglio fare il pittore. No, tu fai il cavaliere. E quello era costretto a fare il cavaliere e non lo voleva fare. È chiaro che si reincarna perché finché tu non soddisfi il tuo vero essere, capisci? Questo è quando noi. Dimmi. Posso, Non sei so un se. fiume in piena. L'ultima volta non eri così, eh? Insomma, hai fatto uno sviluppo. Allora, intanto io ti faccio una domanda. Io ho la mia visione, che però vorrei confrontarla con la tua perché mi interessa molto la tua, no? Intanto dico che se è vero che in questo momento è molto importante che sia intenso perché così ci sforziamo di più, di conseguenza facciamo un lavoro, no? Maggiormente significativo. Chiedo gentilmente che non si mettano insieme nel solito periodo storico Speranza e Di Maio, possibilmente. Se ce le possono diluire sarebbe la cosa migliore in questo momento. Poi, Sono d'accordo, quando ha ma io li dichiarato metterei guerra alla Russia, diversi, due galassie diverse dovrebbero stare, due mettiamo in due galassie tempi diversi proprio, perfetto. Allora, la necessità di reincarnarsi in un contesto spazio-temporale, da cosa è data? è proprio da questo, perché noi dobbiamo allora il punto è questo, l'Atman. Io preferisco la parola sanscrita piuttosto che anima, perché Atman è più potente, è più vasto, perché Atman vuol dire una coscienza divina. L'anima sembra una sfigatella, cioè l'anima che è tipo un fantasmino. No, Atman. Atman è vastissimo. Cioè questo Atman è veramente della stessa sostanza dell'assoluto.
cioè qualcosa che noi, ecco perché dicevo, noi non sappiamo chi siamo, che se noi sapessimo veramente, ma sentissimo che siamo questo Atman, noi ce ne andremo in giro nudi, come faceva Francesco, oppure faremo miracoli, come tutti i mistici, quando c'è i superpoteri, ogni mistico ha superpoteri. Apollonio di Tiana faceva gli stessi miracoli del Cristo, ed era pitagorico. E infatti molti l'hanno chiamato il Cristo pagano, è vissuto in contemporanea. 2000 anni fa questo andava a Roma, risuscitava i morti, e questo ha dato molto fastidio perché i romani l'hanno arrestato, l'hanno catturato, e lui è uscito dalla prigione senza oltrepassare le sbarre. Cioè, c'era e un momento dopo non c'era più. Quindi questo nello yoga è detto, che l'Atman ha dei poteri che può fare qualsiasi cosa. Mi ricorderò sempre una mia amica che aveva un problema agli occhi, una persona che io ho conosciuto 15 anni fa, e aveva una malattia genetica agli occhi. Era incurabile, è andata da tutti gli specialisti. E lei era giovane, 24 anni, ha detto: guarda, tu entro i 30 diventi completamente cieca, perché c'è questa cosa genetica e noi non possiamo farci nulla, non abbiamo gli strumenti per agire su questa degenerazione che è scritta nel tuo DNA. Lei non si è arresa, è andata in India, sapeva che c'era questo mistico che faceva miracoli, così si diceva. Alla fine lei è andata in India, italiana, ti parlo di cosa è successa almeno 20 anni fa. E vabbè, ovviamente c'era la fila, no? Tutti andavano da questo, anche gente famosa, ricca. Lui non riceveva tutti per ovvi motivi, sceglieva le persone, e lei va da questo e alla fine dice: guarda, io ho questo problema agli occhi. Lui dice: vabbè, vieni. Mise le mani sugli occhi, lei sentì un calore, proprio me lo raccontò, un calore fortissimo, tipo come se un ferro da stiro, no? L'avessero messo sugli occhi, calore enorme. E praticamente un occhio già era partito, un occhio già non ci vedeva più, l'altro così così, puff, istantaneamente la vista perfetta. Poi lei tornò in Italia, si fece visitare, la malattia non c'era più. Lei andò dagli stessi medici e i medici dissero: non c'è più questa malattia degenerativa, è scomparsa, non sappiamo spiegarlo, hai fatto qualcosa di strano. Lei ovviamente zitta, non è che disse sono andato in India da un mistico. E la cosa strana è che questo grande mistico disse: guarda, io faccio queste cose, ma le potreste fare anche voi. Non è che io sono meglio di te, solo che io so di essere divino, voi ancora no. Cioè voi vi siete identificati con qualcos'altro e siccome avete questo potere divino che voi create la realtà, come tu sai benissimo, se tu credi di non poterlo fare, lo stai creando e quindi non lo potrai fare. È così, è solo che per togliere questa credenza ci vuole un lavoro. Ma noi siamo anche qui per questa battaglia. Ripeto, per combattere questa oscurità non è che tutti dobbiamo essere a quel livello, dobbiamo essere un Francesco o un Rumi. Poi voglio concludere citando delle parole di Rumi, grande mistico sufi che è sepolto il corpo, almeno in Turchia. Cioè, Io l'ho cioè di sempre me. chiamato Rumi. Rumi, va benissimo, un poeta meraviglioso, uno dei Ah, poeti che io adoro. ok. E ogni mistico è diverso, cioè ci sono mistici che hanno passato la vita paralizzati a letto, avevano le visioni. Altri, Giovanna d'Arco che andava a cavallo e sconfiggeva gli inglesi scacciandoli dalla Francia, sono tutti mistici. Un altro, Yogananda, faceva gli scherzi con la pistola acqua e sparava ai suoi allievi, gli spruzzava l'acqua alle spalle. Cioè, non c'è un mistico, non sono fatti con lo stampino, perché l'Atman è imprevedibile. Ora, uno può dire, ma perché io non posso subito essere a quel livello lì? Manifestarlo, perché ci vogliono tante vite. Anche qui io, siccome vivo in campagna, ho un albero con tanti fiori, a parte ho piantato ciliegie, albicocche, quindi vedo questa natura e la natura è un maestro, la natura è una manifestazione divina, della madre divina. Quindi in realtà se noi sapessimo guardare anche con umiltà, cioè come funziona? Tu vai dall'albero e dici: albero, cosa mi puoi insegnare? Allora tu osservi, osservi. Un giorno ho capito che l'albero è una raffigurazione di tutta questa storia. Uno dice: come? No, non devo leggere i libri. No, se tu sai vedere un albero fiorito, lì c'è tutto. È stata un'intuizione, capito? Cioè, ogni fiore dell'albero è un Atman che sta fiorendo. Cioè, ogni vita è questo fiore, ognuno di noi è questo fiore che ogni vita si apre sempre di più, sempre di più. Tu sai che il fiore non è che pum, sboccia completamente subito, no? Lo fa un po' alla volta. Un po' alla volta, un po' alla volta. Ogni vita è questa fioritura che si apre sempre di più. Quindi c'è comunque un progresso. Magari poi ci sono fiori che sbocciano di più, tu lo vedi, ci sono anche fiori che restano più chiusi, altri si aprono prima, poi dopo il fiore, quando è sbocciato completamente, diventa frutto. E lì il frutto è il mistico, e lì è finito. Quando tu hai raggiunto il livello di Rumi, di Francesco, di Yogananda, basta. Dopo decidi tu se vuoi tornare qui.
oppure se vuoi andare su altri pianeti, o se vuoi andare nella dimensione oltre il tempo, quello dopo l'Atman fa come vuole, però finché il fiore non si è completamente aperto, noi continuiamo a fare questa vita. E la cosa bella è che acceleriamo se noi finalmente diciamo basta ai condizionamenti, cioè dovremmo capire che noi non dobbiamo vivere la vita che ci impone la società, i genitori, la storia. Hofmannsthal, un poeta che amo moltissimo, disse: è divino, sapete cos'è divino? Liberarsi dai condizionamenti. Chi riesce a liberarsi dai condizionamenti familiari, sociali, storici, culturali, quello è divino. Cioè, più di così cosa doveva dire quel poeta? Poeta austriaco meraviglioso. E quindi alla fine tutti gli autori dicono la stessa cosa. E poi mi aiutano queste immagini, questa cosa di vedere tutte le anime come un albero fiorito. E poi uno può dire: ma magari il fiore che non ce la fa, ci sarà l'albero successivo, perché poi ci sono tanti cicli, ci sono anche dei fiori che col freddo, perché poi alla fine anche questa cosa qui dell'ego, no? Perché l'ego che cos'è? È la falsa identificazione, cioè penso di essere, non sono, penso di essere esatto. Italiano, di essere un professore, di essere bello, brutto, sono tutte balle, perché non è quello che siamo. Cioè, possono essere strumenti che posso usare, se ho del denaro lo posso usare, è uno strumento potente, se lo so usare, la tecnologia è lo stesso, però dipende da quanto noi, no? Quanto noi facciamo questo lavoro di risveglio. Mi sono stufato di chiamarlo il risveglio, perché lo dicono tutti, chiamiamolo fioritura, fioritura dell'essere, fioritura della coscienza. Che poi alla fine uno dice: ma perché deve essere mistico? Cioè, il mistico è felice. Cavolo, se è felice, è in estasi. L'estasi, questa parola meravigliosa che in sanscrito si chiama ananda, però in latino poi noi abbiamo estasi, e poi ci hanno pure chiamato la droga. Pensa quanto sono questi maledetti, no? Questi demoni sono veramente in gamba, no? Perché ci vuole, siccome siamo in un film, ci vogliono degli avversari tosti, perché sennò il film non va un granché, no? Quindi abbiamo degli avversari tosti che perdono, però sono molto. E hanno chiamato una droga ecstasy, la famosa pillola ecstasy. Cioè, hanno preso il nome dell'esperienza più elevata che possa fare l'essere umano quando si risveglia, cioè l'estasi. E l'estasi è una gioia che la mente non può concepire. Tu prova a immaginare il piacere più grande, l'innamoramento più forte, lo moltiplichi per miliardi di volte e quello è lo stato in cui noi dovremmo naturalmente essere, cioè noi dovremmo essere in estasi costantemente. Allo stato attuale io ho avuto qualche barlume, ma sai quando è che noi iniziamo ad avere dei barlumi di questa estasi? Platone, per esempio. Platone era un grande filosofo, ma anche mistico iniziato, anche Pitagora, e lui dice: c'è uno strumento che ci aiuta molto, e io lo dico perché mi occupo anche di arte, dipingo, insomma, faccio anche queste cose che mi aiutano, questa fioritura, la bellezza. Cioè, Platone dice: la bellezza, ma la vera bellezza, parliamo di bellezza quando tu ascolti veramente un capolavoro. Sto parlando, no, della roba spazzatura che stanno anche qui non a caso. Se tu noti, questa degenerazione della consapevolezza sociale sta andando di pari passo anche con la degenerazione delle arti. Da quant'è che non ci sono, in realtà ci sono, ma le industrie non vogliono più aiutare i veri talenti nella musica, nell'arte. Io ti posso dire pittori straordinari che non li considera nessuno. Vanno avanti solo quelli che hanno certi agganci. Questo fa parte del loro piano, quello di eliminare la bellezza di grandi artisti. Per carità, non ascoltate Mozart, ascoltate la spazzatura che noi adesso vi stiamo dando, perché i grandi artisti, un Michelangelo, un Annigoni, grande Annigoni, che tu sicuramente hai sentito perché lui ha vissuto a Firenze per tanti anni, Pietro Annigoni, cioè Annigoni è stato uno che ha fatto una resistenza pazzesca nel 200. Quando c'erano le avanguardie che spaccavano tutto, c'era quello lì che metteva le sue feci nel barattolo e diceva: questa è merda d'artista. E nel museo, cioè in un museo c'è questa cosa scritto merda d'artista. Però se io vedo una scatoletta con scritto merda d'artista, non credo che mi fiorisca, forse mi fiorisce un'altra cosa, un vomito, non lo so. Ma se tu vai a vedere gli affreschi di Annigoni, e lì veramente io li ho visti a Padova o a Ponte Buggianese, nella provincia di Pistoia, cioè lì ti si smuove qualcosa dentro, cioè è una scossa. È come quando tu vedi nei film che danno la scossa elettrica a chi ha l'infarto per farlo, no? Ritornare. È la stessa cosa, l'anima è addormentata, vum, allora arriva questa scossa di bellezza. E quindi noi dovremmo, come dicevano gli indiani d'America, essere sempre connessi con la bellezza. E questo non è che lo dico io, l'hanno detto tutti i grandi. Solo che l'abbiamo dimenticato, cioè noi, cavolo, abbiamo sto patrimonio. Ecco perché
Ecco, anche questa è un'intuizione che mi è venuta adesso. Perché l'Italia è stata colpita più delle altre nazioni? Cioè, le restrizioni che hanno fatto qui, cioè, ci sono andati giù pesantissimo, più che in Germania, in Francia, perché qui noi siamo circondati dalla bellezza. Poi gli italiani però non la vedono più, perché magari fissano uno schermetto, oppure se ne stanno a casa a vedere Netflix. Invece andate a farvi un giro in un borgo medievale. Allora quella bellezza ti risveglia. Non è lì per caso, noi abbiamo questa potenza ed è per questo che vogliono colpire l'Italia, perché questo è veramente un paese che trabocca di bellezza naturale, architettonica e poi tutte le opere d'arte, patrimonio che c'è qui non ce l'ha nessuno. Cioè, vogliono distruggerlo, vogliono, capito? Sommergerlo. Non ci riusciranno, non ci riusciranno, capito? Non ce la fanno. Allora, Perché? questo. Allora, Valentino, non lo so, ma oggi tu hai insegnato? No, 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 oggi c'ho il giorno libero. È mercoledì. No, lo stavo per dire perché, accidenti, cioè, ha un'energia meravigliosa, cioè, sei veramente un fiume in piena. Ok, bellissimo Mio averti secondo. così. No, ti dico, vabbè, a parte questi mesi, siccome sono diventati sempre più tosti, perché questi, cioè, io reagisco così, questi più insistono e più io mi carico, capito? È un po' Lo come quando mi dirò, vedo, botte gli davano e più lui diventava forte, no? Il Tirocchio. lo sto vedendo ed è meraviglioso. Sai che anch'io ho avuto una sorta di, si chiama in giapponese Shakokenpon, no? Lo Shakokenpon è un, conosci questa parola? Abbandonare Sentito. il provvisorio e rivelare il definitivo, no? A un certo punto io avevo un po' di paura, paura di non controllarmi, paura che mi buttassero giù il canale, paura dei giudizi delle persone. Poi da un giorno all'altro me ne è importato, poi ora, scusami, uso una parola insomma, altamente filosofica, insomma, riconducibile al francese. A un certo punto, me ne è importato una ricca sega proprio, no? Pum, è sparito tutto. Io so di aver fatto un salto lì, no? Non ho più avuto paura, ma compresa il fatto di poterci lasciare le penne in tutto questo, no? Poi magari, oppure anche di essere screditato, no? In ogni modo. E questa cosa la riconosco anche a te, Valentino. Io ti ho visto diversi mesi fa, no, eri sicuramente un grande uomo, un grande docente, un grande studioso, però cazzo, cioè, sei al fulmicotone questa sera, cioè, hai un'energia poterosa, no, proprio. E Ringrazio. quello, no, è veramente, ma tutti potranno assolutamente considerare quello che ho detto. Allora, tu sei particolarmente ottimista, a me questa cosa mi piace tantissimo. Allora, dai qualche elemento di circostanzialità in cui le persone possono orientarsi, per cui anche loro così, e anche loro così prendere il tuo ottimismo in merito a questo, prego. Ah, io un po' l'ho detto, un po' ripeto, cercare questa bellezza. Cioè ogni giorno ditevi, oh, questo giorno voglio riscoprire quella sinfonia che io non sento più da anni. Perché non ve l'andate a riscoprire? Oppure sono ragazzi che io ho anche a scuola, cioè, alcuni non hanno mai sentito Mahler. Come fai? Cioè, questo ha scritto una musica che è celestiale. Cioè, che non vuol dire che non devi ascoltare Pink Floyd. Cioè, ascolto tutto, io ascolto tutto. Cioè, la musica anni 80, certe canzoni degli anni 90 sono capolavori, poi dopo, vabbè, le cose. Ogni tanto c'è qualcosa anche negli ultimi anni che è venuto fuori, sempre più raramente. Però, caspita, fatevi una scaletta. Cioè, visto che il tempo è prezioso, e anche qui c'è un vecchio detto indiano, detto, un secondo che qualcuno ti ha rubato, tu nemmeno con una montagna d'oro potrai ricomprartelo, quell'istante che è passato. Non te lo ridarà più nessuno. Te pensa quanto il tempo vale più di tutto l'oro dell'universo, perché quell'istante passato, non te lo ridà più nessuno, quindi usiamolo bene questo tempo. Facciamoci Goethe, che io ho scritto un libricino su Goethe. Goethe, no, tutti dicono il grande poeta tedesco, ha scritto il Faust. I tedeschi, secondo me, non lo leggono, o lo leggono poco, ma andatevelo a leggere. Ma soprattutto quello che lui diceva nelle lettere, cioè i grandi poeti, se sono veramente grandi poeti, io adoro Rilke, per esempio, William Blake, Yeats, cioè questi erano dei grandi. Non dico mistici realizzati al 100%, ma erano su una buona strada. E Goethe diceva ogni giorno, cercate di vedere un bel quadro, di ascoltare buona musica e se potete dite qualche parola sensata. Alla fine c'aveva questa chiusura anche ironica, però cioè, questi ci hanno dato degli insegnamenti. Una è questa. Poi io suggerisco anche di leggere questi testi che mi sto facendo il mazzo per farli tradurre in italiano e ormai sono arrivato a 5-6 libri che potete trovare. Poi
Ripeto, qualcuno vuole lavorare con i mantra, io cerco di fare dei corsi, adesso a giugno ci sarà un webinar che farò con la libreria di Perugia, e anche lì mi metterò a disposizione tutto il giorno, cercherò di caricarmi al massimo, quindi chi vuole fare un'esperienza, usare questi mantra per, come strumento, è uno strumento molto potente, potrà farlo, insomma, basta contattare poi quelli di Perugia, la libreria Cavour, e loro ti dicono tutto quello. Ecco, vorrei farne tanti di questi seminari, non solo online, vorrei. Lo sai Valentino che Sone di recente ha avuto la necessità di recitare dei mantra e ha ottenuto dei risultati meravigliosi, vero? Sone ci sta sentendo ovviamente, la mia compagna. Vero Sonia? Ecco. Kundalini Potente. yoga? Ma veramente, cioè, ma l'ho visto cambiare da un momento all'altro. Guarda, i mantra, alcuni sono proprio consigliati, ci sono dei mantra specifici per quest'era, e io ne parlo in tutti i miei libri, perché i mantra ce n'è una marea, capito? Non è che uno ne prendi uno nel mazzo così e vai. Certo, bene, fanno tutti bene, però poi ci sono dei mantra specifici, e di questo poi parlo quando faccio questi seminari, ripeto, per dare alle persone uno strumento che poi io spero che condividano, cioè queste persone poi, io glielo dico sempre, ditelo a tutti i vostri amici, cioè la condivisione, quello che non vogliono più fare oggi, cioè quello che stanno cercando di fare è appunto separare le persone, perché sanno che la condivisione è quello che li fregherà, perché una candela ne accende un'altra, quella ne accende un'altra, è così che la luce si diffonde. E deve essere una cosa soprattutto di persona, perché ok, vabbè, adesso stiamo usando questo strumento che comunque è potente, però capito? Una cosa è collegarmi online con un mistico, una cosa è, come dicevo prima, avercelo nella stanza. Se tu ce l'hai nella stanza, la sua Shakti, la sua vibrazione ti arriva come una bomba. Quindi questo è il punto fondamentale. Quindi cercate anche, chiedete la grazia divina, chiedete a questa energia che è ovunque, madre divina, chiamatela come volete, la dea, io preferisco usarla al femminile, perché hanno rotto queste religioni sempre il dio al maschile. Per qualche millennio chiamiamola la dea, no? La madre divina. Madre divina, mandami un mistico, mandamelo. Se uno lo chiede sinceramente, lo incontri, perché noi incontriamo chi vogliamo incontrare. Anche questo deve essere chiaro. Capito? Deve essere molto chiaro. Io mi sono reso conto di queste cose, anche i libri che ho incontrato. Cioè, io a un certo punto che ho iniziato a pormi delle domande, andavo nelle feste, andavo nei paesi e trovavo il libro che stavo cercando. In una bancarella mi cadeva l'occhio in un libro che se non fossi messo a cercarlo non l'avrei mai trovato razionalmente. Noi dobbiamo capire questa cosa, che il nostro intelletto, di cui la scienza scientista si vanta tanto, è una tazzina. Newton, Galilei erano dei mistici. Newton studiava, cavolo, vogliamo dirlo. Cioè, Isaac Newton, che era considerato un mostro, cioè, voglio dire, prima di Einstein era considerato lui il numero uno della fisica di tutti i tempi, e aveva, voglio dire, calcolato la forza di gravità, non è che parliamo di un imbecille. Ma lui considerava questi suoi studi di fisica e di matematica niente. Lui considerava, no, quello che sto studiando dell'alchimia, dell'astrologia è più importante. Questo però, come il matematico, dicevo prima, olandese, non te lo dicono a scuola. Non ti dicono che Newton andava a studiare la cabala, andava a studiare l'alchimia. Perché? Perché sapevano una cosa fondamentale, che la mente è come una tazzina. Lo spiego con questa immagine. Immagina uno che va sulla spiaggia con una tazzina. E va lì e dice, adesso io tutto l'oceano lo metto in questa tazzina. A questo sì che glielo fa un TSO, è fuori. Questo ha dei problemi, perché uno che ti dice metto l'oceano in una tazzina, non sta bene. È quello che stanno cercando di fare gli scienziati materialisti. Cioè loro pensano con l'intelletto che è piccolino di metterci l'oceano della verità. Non ce la farai mai, non ce la faranno mai, non ce la possono fare perché è ridicolo. Invece cos'è che invece permette di avvolgere, cos'è che avvolge veramente tutto l'oceano? Il cielo. Il cielo. Il cielo abbraccia, avvolge, lo contiene. Quel cielo è il cuore. È il cuore. E la mistica è la scienza del cuore. Ecco perché Newton studiava l'alchimia. E l'alchimia è yoga, alla fine è la stessa cosa, perché gli alchimisti medievali tedeschi facevano tecniche di respirazione identiche al pranayama indiano. Le stesse tecniche uguali. E questo l'ha scoperto un mio amico che è stato un grande studioso di meditazione, mi ha dato questa chicca, diciamo, anni fa. Quindi, di cosa stiamo parlando? Qui ci tengono all'oscuro di tutto, ma siamo noi che dobbiamo dire basta. Dobbiamo capire che la storia che ci raccontano è una balla, cioè che migliaia e migliaia di anni fa c'erano civiltà più avanzate. Questo non sono io l'unico a dirlo, sta venendo fuori. Però è importante dirlo ai ragazzi. Cioè, svegliamoci.
pensare che questo è il progresso e che andremo tutti felici, microchippati, perché qualcuno pensa che sia fantastico. Beh, oh, se tu pensi questo, vuol dire che hai scelto l'oscurità. Io preferisco la luce e non sono l'unico. Capito? Grande. Quindi... Allora, Valentino, io mi sento un po' a scuola. Professore, fatemi domande. Allora, sono qui. Ci sono le domande. Allora, Sonia sta pronta, Lorenzo stai pronto. Intanto saluto Pierluigi Magnoncelli che dice: Luca, hai notato che hai i muscoli più possenti dei tuoi? Perché faccio peso, perché ci vuole anche un fisico bestiale nel Caliuro. Fai pesi? Davvero, ti alleni? Faccio pesi a caso, ovviamente. Mi sono fatto la mia palestra, non sono l'unico, perché è importante corpo, mente, anima, tutte e tre devono stare bene. Esattamente, bravo. Allora, Lorenzo, Sonia, state pronti? Vi tiro su. Allora, per favore, vuoi leggere? Fermiamo un attimino i commenti per il momento. Allora, Sonia, ci leggi intanto le domande? Allora, ce ne sono molte, sono state trovate molte domande, Valentino, per cui ti chiedo di essere piuttosto sintetico nella risposta. Grazie mille. Allora, Alessandra Cismondi chiede. Il Kaliuga che cos'è? Allora, Yuga vuol dire epoca in sanscrito, cioè è un periodo storico che fa parte di una ciclicità, perché il tempo per le civiltà tradizionali non è una linea, non c'è un inizio e una fine, sono cicli che si ripetono tantissime volte finché l'universo non si dissolve. E il Kali Yuga è lo yuga finale di un ciclo, quindi sono quattro ere, quattro epoche di un ciclo. E lo Yuga, Kali Yuga, è l'ultimo pezzetto. Poi quando finisce si ricomincia un nuovo ciclo. Noi siamo nell'ultima fase, che è quella più oscura, però ripeto, è anche quella che ha più luce, che può ricevere più luce, proprio perché è quella più oscura. Questa è la nostra. Grazie Valentino. Prego. Ist no fret, perché nessuno ricorda di essere stato un animale? Ah, ok. Perché nessuno ricorda di essere stato un animale o un essere vissuto in epoche lontanissime, tipo la preistoria? Allora, bellissima domanda. Questo è il problema della reincarnazione. Allora, io mi riferisco sempre agli studi, anche ai maestri che ho conosciuto, sia quelli che ho letto nei Purana, che sono vissuti millenni fa e che comunque rispondono, perché questi testi sono tutti in dialogo, come i dialoghi platonici, ma anche persone viventi con contrario. E anche io spesso ho fatto questa domanda, perché non mi ricordo? Questo dipende dal livello di risveglio, di fioritura della coscienza. Cioè più tu l'Atman, ciò che noi siamo, quindi non il piccolo ego, materiale, identificativo, illusorio, più invece si risveglia la vera identità ed è quella che poi sarà in grado di ricordare tutte le varie esperienze che ha fatto. Altrimenti non puoi ricordartelo, perché finché non c'è quel risveglio della coscienza che è altissima, come fai con la piccola mente? La nostra mente materiale ricorda, io non ricordo nemmeno quello che ho mangiato 2 mesi fa, figuriamoci le altre vite. Cioè, con la nostra mente materiale, finché siamo identificati lì, noi possiamo ricordare al massimo questa vita, anche se ci sono delle tecniche. Per esempio, io ho fatto anche ipnosi, oppure astrologia vedica, dove tu puoi vedere, ma ci sono anche bambini che si ricordano la vita, la loro vita passata, non tutte, solo quella immediatamente precedente. Poi ci sono maestri come Pitagora che si ricordava anche le sue vite, anche in forme non umane. Pitagora si ricordava anche le forme animali. Rumi, che abbiamo citato prima, si ricordava anche di essere stato altre forme, non solo quelle umane. Quindi dipende dal livello di consapevolezza. Più sali e più hai la visione di tutto. Questo è quello che è. Ottimo. Poi abbiamo Demetrio De Bellis che appunto dice la prova della reincarnazione vorrebbe Allora, del. innanzitutto ce n'è una dove noi possiamo vedere che in questa vita già ci reincarniamo, perché il corpo cambia. Cioè, il corpo che io ho adesso, 46 anni, non è lo stesso di quando avevo 2 mesi. È un altro corpo, c'è un ricambio cellulare totale, cioè non c'è più un atomo di quell'altro corpo. Quindi, no? Quella è un'altra persona, allora. Cos'è che mantiene l'identità? Non può essere legata al corpo, è anche il cervello perché fa parte del corpo, dal punto di vista Certo. biologico, biochimico. Quindi, in realtà, e questo lo diceva un grande maestro indiano, ma c'è anche nella Bhagavad Gita, noi già in una vita ci reincarniamo, solo che non ce ne rendiamo conto. Ma noi l'anima passa già dal corpo,
giovane, a quello bambino, a quello adolescente, a quello maturo, poi a quello anziano. Quindi in realtà la morte non è nient'altro che un ulteriore cambiamento, riprendi di nuovo un corpo, diciamo, più giovane, se non hai finito quel percorso, ovviamente. E poi un'altra prova sono questi studi di Stevenson, che io cito in quasi tutti i miei libri, che veramente è stato un Galileo Galilei della psicologia, un psichiatra americano, mi pare sia morto, ha lasciato il corpo nel 2007. Lui ha studiato tutti questi bambini che si ricordavano perfettamente la vita passata. Lui è andato a vedere, perché all'inizio pensava che questi bambini avessero dei disturbi, perché erano psichiatri, questi bambini, i poveretti, non stanno bene. Poi è andato a verificare che quello che loro ricordavano corrispondeva nei dettagli, addirittura alcuni nascevano con dei segni che corrispondeva alla ferita per cui erano morti nell'altro corpo, perché la mente passa nel corpo successivo e somatizza nel corpo seguente, e lui aveva visto che corrispondeva proprio la forma della ferita al punto esatto. Tutto questo è documentato, ma la comunità scientifica non ne vuole sapere. Questo fa capire in che comunità scientifica abbiamo. Posso fare una domanda? Scusami, Sonia. Quindi, in pratica, se una persona. Sì, sì, volevo fare una domanda io. Quindi, se una persona no, nasce in condizioni fisiche purtroppo insomma disastrate, no? Quindi con gravi malformazioni, eccetera, possono riportare la conseguenza, che ne so, di un trauma vissuto nella vita precedente? Potrebbe essere, secondo Stevenson sì, molti di questi bambini avevano lasciato il corpo, in quanto esseri spirituali, in modo traumatico, o erano stati uccisi, oppure un incidente, e quindi avevano ancora il trauma e se lo portavano, qualcuno chi più chi meno, anche nella vita successiva. Ma anche certe fobie, c'è gente che ha delle fobie, c'è una persona che aveva le fobie dei gatti, non aveva avuto nessun trauma con i gatti in questa vita, poi facendo ipnosi con delle tecniche molto forti, aveva visto che nell'Ottocento aveva avuto un trauma con i gatti, quando poi ha rivisto quella scena dell'Ottocento, la paura è svanita, li accarezzava dopo i gatti, ma io mi ricordo fino a quel momento già se ne vedeva uno da lontano era terrorizzato. Quindi ci sono anche traumi fisici ma anche psicologici legati ad altre vite, questo è molto importante. Quindi posso fare una domanda io? Ma quindi attraverso l'ipnosi uno riesce comunque a poter guarire da certe problematiche? Se la fai bene, sì, non è facile fare ipnosi regressiva, la devi fare, cioè può anche essere rischioso se la fai male, cioè la devi fare con una persona, io ho avuto la fortuna di trovare persone preparate, poi è un lavoro lungo, cioè non è che fai una seduta e vedi tutto, cioè io ho dovuto fare questa cosa tante volte, una marea di sedute, per vedere anche tante epoche, però è solo una cosa, perché anche quando uno lavora con la meditazione vai a ripulire nell'inconscio, perché è nell'inconscio che ci sono tutte le registrazioni delle vite passate, e si chiama inconscio proprio perché noi, la nostra piccola coscienza attuale non ha accesso immediato, quindi è un lavoro enorme che non si fa da soli, ovviamente. Perfetto, grazie. Abbiamo poi Alessandra Gismondi che domanda se ci sono mistici contemporanei. È una bellissima domanda. Diciamo di sì, io ho avuto la fortuna di conoscere un indiano, praticamente una storia simile a quella di Francesco d'Assisi. Lui era un principe ricchissimo, palazzi, posate d'oro, Rolls Royce. Lui ha lasciato tutto, lui ha mollato tutto e vive come un mendicante, come un vero monaco che non ha nulla di suo, vive di quello che gli danno giorno per giorno. Io ho conosciuto questa persona che è venuta in Italia, adesso non so più perché è un po' anziano, tanto che non viene più in Italia. Ho avuto modo di incontrarlo, visto una luce negli occhi di questa persona, e gli ho detto, ma come c'è questa luce? Ho detto, io adesso sono felice, cioè io adesso sono ciò che veramente volevo essere. Invece quella cosa di prima, il principe con tutti quei palazzi, non era una cosa mia, era una cosa che mi era stata appiccicata dalla mia famiglia. Quindi i mistici ci sono, è chiaro che non sono famosi, quelli famosi, quelli molto famosi li vediamo in televisione, sono tutt'altro che mistici. Quindi purtroppo i mistici ci sono, ma sono nascosti, sono molto nascosti. E bisogna cercarli, bisogna andarseli a cercare. Però come ho detto, se tu hai desiderio, sono loro che trovano te, praticamente. Quindi il segreto è un po' questo, sviluppare desiderio. E poi magari è lui che incontra te, è il mistico che ti trova. Questo qua. Grazie. Sì, allora, Black Driver, dimensioni, universi, dove andremo nella prossima vita? Nello stesso universo o in altre dimensioni? Oh, allora,
Premesso che già in un universo materiale ci sono varie dimensioni materiali, cioè noi vediamo quella più grossolana, ma a livello materiale c'è già una più sottile, e di solito è quella, no? Quando noi lasciamo il corpo grossolano, si va, poi la tradizione la chiama o mondo astrale, o mondo sottile, o mondo del prana, cioè i nomi ce ne sono tanti, però è sempre una dimensione più sottile, è una dimensione di transizione che poi uno non si prepara per la prossima vita, diciamo, di un corpo più denso. Però non è che cambi universo materiale, perché ogni universo, e i Purana dicono che di universi con miliardi di galassie ce ne sono infiniti, cioè ci sono infiniti universi, come dice la teoria delle stringhe, poi i Purana l'avevano già detto, l'avevano già ipotizzato, immaginate delle bolle con miliardi di universi di bolla, dice la teoria delle stringhe, i Purana dicono lo stesso, miliardi di galassie, però ogni bolla ce ne sono di queste bolle in infinità. Ogni anima fa il percorso in quell'universo, la scuola è quell'universo lì. Finito, non devi farlo in un altro universo. Poi magari vai in un'altra galassia, vai sicuramente su altri pianeti. E come diciamo prima con Luca, speriamo in un pianeta dove non ci sono certi personaggi. Sarebbe meglio. Sarebbe molto. Oppure sì, questi personaggi vanno bene, però in altre posizioni, tipo calzolaio. Sì, potrebbero fare sì, oppure lo zerbino di una camera. Oppure anche Sasso. Vabbè, comunque ora. Allora, sì. le ultime due domande e poi sì. Ti salutiamo. Ok. Prego. Allora, Nadia Clepenti dice, quindi Dante quando descrisse la selva oscura era un mistico? Allora, questa è una domanda bellissima. Dante era un iniziato. Innanzitutto, secondo molti studi molto molto interessanti e accreditati, faceva parte di un gruppo, perché ci sono sempre stati gruppi di persone che hanno lavorato insieme per fare questo percorso mistico, e il suo, secondo questi studi, era i figli praticamente i figli d'amore, una cosa legata all'amore mistico. Pare che lui facesse parte di questo gruppo, come per esempio Shakespeare dei Rosa Croce, insomma tutti i grandi artisti erano legati a delle scuole iniziatiche, e pare che anche Dante insomma coltivasse queste scienze esoteriche, alcuni dicono che addirittura praticasse anche la magia, che fosse anche un mago. Beh, la poesia è una forma di magia, è una forma di sciamanesimo, e la Divina Commedia è veramente un compendio di conoscenza sciamanica, perché poi il viaggio che lui fa, lui stesso lo dice, a scuola te la fanno odiare perché ti fanno tutta la spiegazione superficiale, letterale, però lui disse, guardate che nella Divina Commedia ci sono vari livelli di significato, quello mistico e quello più profondo, che però solo gli iniziati sanno leggere. E quindi l'inferno è tutto un percorso che l'anima deve fare, appunto, di purificazione, di risveglio, poi c'è il purgatorio, poi c'è il paradiso. Bisognerebbe fare una puntata, se vi va, la possiamo fare, dove analizziamo la Divina Commedia secondo questo percorso di yoga, perché alla fine è lo stesso percorso che si fa nelle scritture iniziatiche indiane, Dante lo propone con la Divina Commedia. E anche lì ci sono simboli, è tutta simbolica, tutte le varie zone dell'inferno, tutti i vari gironi, anche i cerchi del paradiso, sono tutti riferimenti a livelli che noi dobbiamo dentro di noi risvegliare. Quindi assolutamente Dante era molto vicino alla mistica. Questo qua. Non so. Grazie. Grazie. Faccio un'ultima domanda? Sì. Alessandra Gismondi chiede se il professore ha scritto un libro o dei libri. Ma ne ho scritti una trentina. 30 libri, ho scritto anche poesie, romanzi, sempre con questi contenuti. Ho fatto dei racconti dove parlo delle vite dei mistici. C'è un racconto dedicato a Leonardo da Vinci, un racconto dedicato a un mistico sufi, si chiamano Le mele di Schiller. Quindi, se uno vuole anche invece della saggistica leggere questa cosa come racconto, io ho cercato anche di fare dei racconti, perché mi piace anche la scrittura, diciamo, narrativa in questo senso. Eccoci. Ok, scusa. Ok, Valentino, sei stato meraviglioso, mi sono divertito come un pazzo. Mi sono divertito, ho imparato, ho appreso appunto, ho avuto la possibilità di dare una panoramica differente in merito a
quello che sta accadendo in questo momento. Valentino, veramente i complimenti, no, che prima insomma la pensassi diversamente, chiaro, però ho avuto modo di rinfrescare veramente la grandezza della tua professionalità, ma anche insomma, delle tue capacità, veramente grazie di cuore, grazie. Grazie a te, perché se ho fatto questo grazie a te, alla tua interazione, se non c'eri tu, ma guarda, altro, magari. Ora in briefing noi ci fermiamo 2 minuti e fissiamo subito un'altra data, se sei d'accordo. Ok, ecco. va bene. Ok, allora grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, coloro che hanno condiviso, coloro che hanno messo un like e hanno commentato questo video. Grazie anche a Lorenzo, grazie Lorenzo per i commenti, grazie a Sonia, grazie infinite per quanto riguarda invece le domande. Grazie di cuore, noi ci vediamo domani mattina alle ore 8, mi spiace ma devo andare in studio presto, per cui alle 8 farò la mia live dove parlerò di alcune cose molto importanti, false flag, che però questa volta hanno fatto i buoni, ve li faccio vedere. Ciao raga, buona serata. Buona serata a tutti. Eccolo, ciao.